Ciao a tutti, oggi prepareremo il sugo bianco di ricotta e zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 25 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchine tagliate a cubetti, ricotta fresca, cipolla, mandorle pelate, basilico, parmigiano, olio, sale, pepe e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il basilico, le mandorle e il parmigiano e facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte il nostro trito. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno la cipolla e la facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo la cipolla sul fondo del boccale. Adesso versiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti gradi, velocità 3. Riuniamo sul fondo del boccale adesso aggiungeremo le zucchine e le faremo cuocere per 15 minuti gradi, velocità 1. Le zucchine sono cotte, lasciamole raffreddare all'interno del boccale prima di passare al passaggio successivo. Il composto si è raffreddato, proseguiamo con la ricetta. Mettiamo all'interno del boccale la ricotta. Il sale. Il pizzico di pepe. La noce moscata. E il trito che avevamo messo precedentemente da parte. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 6. Il nostro sugo bianco è pronto, trasferiamolo in un contenitore. Sugo bianco di ricotta e zucchine, ideale per condire la pasta. Si conserva in frigo chiuso in un contenitore ermetico per 2-3 giorni. Grazie e alla prossima ricetta!